Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video. Prendo la prima notizia di oggi, se oggi diverse notizie importanti, io partirei da quelle di calcio e mercato, ragazzi, perché sono davvero diverse, importanti. Io partirei subito da quella delle squadre calabresi, perché Rivière potrebbe essere in uscita, secondo alcune fonti. Ma su quale base non lo so, comunque ci sarebbero Salernitana e Lecce che lo starebbero puntando. Rivière, che visto che sta giocando poco, potrebbe essere in uscita, ma sinceramente ragazzi, se se ne va via Rivière e rimane quel pippone di Simi, io vi giuro che faccio un bordello, perché non si può, cioè non si può. Livien ha giocato pochissimo, non si può valutare, è vero che comunque potrebbe piacere in B, e ripeto, ha interessamenti in B, ma non si può vendere Livien, cioè, penso che non siamo così stupidi, dai, cioè non si può, ragazzi. Penso che, spero che sia una notizia fake, perché non ha senso, non avrebbe un senso logico. Comunque, detto questo, andando avanti, parliamo anche di allenatori, perché ufficiale Ballardini, allenatore del Genoa, è esonerato Maran, sta facendo molto male, la sconfitta ieri col Benevento è stata l'ultima partita poi di Maran, quindi torna per quante volte Ballardini, quante volte è nato il Genoa, è nato più volte lui il Genoa che non so, davvero ragazzi, 55 volte, per la 55esima volta Ballardini torna ad allenare il Genoa, vedremo un po' se riuscirà a risollevare le squadre, risollevare comunque il Genoa. Detto questo, altra notizia ragazzi, sempre per quanto riguarda gli allenatori, quella del Torino, ovviamente la panchina di Giampaolo Traballa, vista la situazione di classifica, e potrebbe subentrare Nicola. Vedremo, comunque Nicola attualmente è libero, e vediamo un po' ragazzi se effettivamente potrebbe prendere il posto del buon Giampaolo, che comunque per ora non è esonerato, ma si sta valutando. Detto questo ragazzi, direi di parlare anche di un po' di calciomercato in un pochino importante. Allora parliamo di importante nel senso di internazionale. L'Hertha Berlino sarebbe su Jovic, Hertha Berlino che vorrebbe cedere Piontek, che sarebbe sul mercato attualmente, e si sta pensando a Jovic, che comunque è attualmente alla Madrid, su cui tra l'altro c'è anche il Milan che lo vorrebbe in prestito, e l'Hertha Berlino ci starebbe provando per portarlo a Berlino con la formula del prestito. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Detto questo, ritornando in Serie A, parliamo di Roma, perché Paolo Lopez potrebbe essere in uscita e potrebbe arrivare come secondo dominante o come anche primo Sirigu, che comunque è praticamente rotto, ha rotto con il col Torino, anche ieri non ha giocato, sempre in panchina, e quindi sicuramente o comunque molto probabilmente sarà in uscita, e la Roma ci starebbe mettendo gli occhi, e come dicevo, quindi potrebbe essere in uscita Paolo Lopez per far posto a Sirigu. Vedremo un po' se sarà così. Parliamo però anche di Serie B, perché Malé, centrocampista del Venezia, molto giovane, tra l'altro nel giro anche dell'Under 21, in scadenza, piacerebbe in Serie A Fiorentina e Bologna. La Fiorentina se ne parla già da giugno, il Bologna ci sta pensando, si sarebbe inserito. Comunque è in scadenza di contratto, si parlava anche di un possibile rinnovo col Venezia e poi una cessione comunque alla Fiorentina, e poi come sempre si fa lo rigirerebbe in Serie B, però vedremo, comunque un giocatore interessante che piacerebbe in Serie A, vedremo un po'. Attenzione, perché un giocatore che però potrebbe scendere alla Serie A per scendere in B, che è Agumé, che è di proprietà dell'Inter, classe 2002 o 2003, mi sembra 2002, comunque centrocampista che è andato in prestito allo Spezia, non sta praticamente mai giocando, e ci sarebbero fiondate subito Cremonese e Lecce, che potrebbero comunque interessarsi al giocatore, che comunque in Serie B potrebbe sicuramente far bene, e visto che in Serie A non gioca potrebbe anche decidere di scendere per giocare e trovare più continuità. Vedremo un po'. Detto questo, spostandoci in Serie C, prima di parlare di calcio mercato, allenatori, perché un'altra panchina potrebbe saltare, quella del Potenza. Capuano potrebbe saltare, sta facendo molto male Potenza, che non riesce a fare risultati, anche ieri ha perso 1-0 in casa col Catania, e si parla di Caneo, tra l'altro ex Rieti, come possibile sostituto. Vedremo un po'. Parliamo però anche di calcio mercato, perché sempre parlando di Catania, il Catania sarebbe molto forte su Spinelli. Spinelli, ragazzi, attaccante di proprietà del Genoa, che attualmente gioca al Coper, che non so che squadra sia. Comunque, fatto sta che Spinelli è una storia un po' particolare, perché ha giocato al Crotone 2 anni fa. Sì, non la stagione in cui siamo stati promossi, ma la stagione prima. Ha giocato al Crotone per la prima parte di stagione. Attaccante comunque che ha fatto qualche presenza, tra l'altro mi ricordo che ha fatto un gol col Padova, 2-1 se non mi sbaglio per il Crotone, gol di Spinelli. Fatto sta che comunque è un giocatore discreto, potrebbe andare in C, vediamo un po'.
Detto questo, parliamo sempre di Serie C e chiudiamo con Rossetti. Rossetti, attaccante classe 97, attualmente al Matelica, che potrebbe essere in uscita. Si parla infatti di Gianni Erminio, Piacenza e Molese interessate. Giocatore che sta trovando poco spazio, tra l'altro anche ex Modena. E attenzione perché comunque potrebbe, anzi no, se non mi sbaglio forse ex Piacenza, non mi ricordo, comunque ha giocato già in diverse società, giovane, e potrebbe interessare quindi a queste tre squadre che attualmente stanno lottando per la salvezza. Detto questo, quindi a questo punto vi saluto. Ciao ragazzi.